Allearsi per uscire dalla crisi, un convegno a Firenze per promuovere le reti di impresa. Camera di Commercio di Firenze dall'auditorium di Cassa di Risparmio in videoconferenza con Camera di Commercio di Milano ha coinvolto aziende, associazioni e ordini professionali per presentare dati, novità ed esperienze sul sistema delle reti. Dedicare una giornata a promuovere le reti di impresa perché ormai sono una necessità se si vogliono vincere le sfide mondiali. Le imprese hanno l'obbligo di mettersi in rete. Le reti servono molto alle imprese piccole, che poi sono il tessuto della nostra economia, quindi microimprese, quelle che hanno un fatturato fino a 2 milioni di euro, però paradossalmente sono proprio le imprese piccole, cioè quelle che hanno più bisogno della rete, che stanno fuori dalla rete. Questo è uno strumento per cambiare la cultura dell'imprenditore italiano. La rete d'impresa è una grandissima idea che il legislatore ha avuto, il legislatore europeo, che l'Italia ha recepito in fretta nel 2010, l'ha recepita bene, dopodiché il legislatore non si rende conto che razza di strumento straordinario si è inventato e fa di tutto per renderlo impossibile, a cominciare dall'iscrizione nella rete che dobbiamo fare ancora con il notaio. Il recente decreto sviluppo prevede il passaggio per smart card, grandiosa innovazione che farebbe risparmiare alle aziende molti soldi, peccato che non esistano i moduli che sono necessari per fare questa iscrizione. Il contratto di rete praticamente è un atto con il quale più imprese si uniscono per il raggiungimento di obiettivi strategici che vengono inseriti proprio in un programma di rete che fa parte integrante appunto del contratto. Il decreto sviluppo, quindi tra giugno e agosto, ha introdotto infatti per la prima volta la possibilità che la rete diventi un soggetto. La cosa importante però che il mondo dell'impresa deve sapere è che questa soggettività non è automatica e non è obbligatoria, ma è una mera scelta degli imprenditori. Spesso ci si mette in rete senza sapere bene cosa fare, cioè prima si fa il contratto di rete e poi si decide cosa si andrà a fare insieme. Questo è un grande errore perché naturalmente non avendo prima chiari gli obiettivi il progetto può diventare anche un progetto fallimentare. Quindi quello che si consiglia sempre è agli imprenditori: chiaritevi bene su che cosa volete fare e fare insieme e come farlo, e poi chiedete a noi professionisti di aiutarvi a stendere giuridicamente un contratto che possa essere, per così dire, inattaccato. Nostro, diciamo, supporto e soprattutto dal punto di vista delle informazioni, quindi di tutti gli strumenti normativi, giuridici, fiscali, eccetera. Ma poi c'è un altro aspetto molto importante, cioè quello di mettere in contatto le aziende tra loro. Cioè noi ci proponiamo quindi proprio come luogo di incontro tra gli imprenditori, tra le varie realtà che a volte anche non si conoscono, diciamo, non sanno dell'esistenza l'uno dell'altro o non hanno avuto l'opportunità di incontrarsi. Quindi da qui far capire l'importanza di essere in rete e quindi di future collaborazioni. Per un settore come l'agricoltura, le imprese agricole che sono di piccole dimensioni, sono molto diffuse sul territorio regionale, la strategia di rete è fondamentale. Fondamentale per riuscire a diminuire i costi di produzione, per riuscire ad essere più competitivi e per fare anche dei servizi innovativi, che sono comunque uno strumento che ci può consentire di valorizzare le produzioni agricole sia sui mercati locali che su quelli esteri.